quello che devo dire, io lo dico. Ti dico una cosa, te la dico e lo dico anche a chi ci sta seguendo. Questo è l'unico programma televisivo reality, il vero reality che racconta la verità. È l'unica TV che non mente, Voci della Notte. Mettiamoci qua perché c'è questo sfondo che ci fa impazzire. Royal, siamo arrivati da pochissimi minuti, siamo in orario? Sì. Guardate che bella accoglienza che vi fa il Royal di Alatri, provincia di Frosinone, lo ricordiamo perché ci segue da Latina, da Roma, dall'Aquila, da Caserta, ci guardano anche in tutto il mondo su youtube.com. Salutiamo i nostri amici che su internet ci vedranno. Il tuo nome? Silvia. Perché volevi farti fare? Allora, fatti una domanda e datti una risposta. Oh mio Dio, Marzullo proprio. Mi sento un po' Marzullo a quest'ora della notte. Molto. Ma intanto raccontaci, siamo appena arrivati, cosa succede a Royal? Perché abbiamo visto una bella situazione esterna, perché? Perché è iniziato l'Oktoberfest. Quindi dal 22 settembre al 7 ottobre cosa succede praticamente? Niente, birra accaduta, prodotti tipici tedeschi. Ecco, ricordiamo che un pezzo di Monaco, il famoso Oktoberfest di Monaco di Baviera, nella Germania, si è trasferito ad Alatri, quindi c'è la possibilità di gustare le migliori birre, accompagnato poi da piatti tipici tedeschi, serviti da una ragazza tipica italiana. Un po' tedesca. Anche un po' tedesca. Presentami velocemente i tuoi amici. Allora, noi è Davide, Marcello, Natascia, Elisabetta e Matteo. Ok, noi vi auguriamo buona serata. Dai, che Dio, c'è una trasmissione bellissima, eh? Io tutte le sere, tutte le notte guardo perché io non dormo, soffro di insonnia e tutte le sere sono avanti alla televisione. Salutiamo, io ne approfitto per salutare coloro che, come lei, un po' VDN sempre. Che soffrono un po' di insonnia, e noi siamo, mi auguro che siamo anche un ottimo calmante. No, fa compagnia per piacere, ma molta compagnia, molta compagnia. Benvenuto. Fortissimo. Grazie. Io ho detto da voi, gente della notte, mi fa piacere essere apprezzato. Qui siamo di casa, il principale, siamo di casa. Insieme a Gianluigi, voglio fare i complimenti anche a Gianluigi che dà la possibilità a noi, gente della notte, perché noi siamo only for night people, solo per gente della notte, ci dà la possibilità di passare belle serate. Questa sera poi c'è l'Oktoberfest. Che tipo di birra preferisce? No, sempre quella nazionale, quella normale. Cioè, quell'altro non mi piacciono. Okay, l'altro non mi trovo bene. Questa qua è buonissima. Lei vive la notte e sì. Qual è una cosa bella della notte, delle ore notturne? Io vivo, vado in giro tranquillo, basta essere guida piano, uno va bene. Oh, mi fa piacere. Uno vuole bene, lascia la macchina, la moto, io ho moto, macchina, la moto. Lascio e me la a piedi. Ecco, noi parliamo, noi imitiamo tutti, esatto, a frequentare la notte, però imitiamo tutti anche a bere in maniera sì, esatto, se uno vuole bere perché piace bere, gli lascia aperta la macchina, se ne va a spasso e via. Quindi mi raccomando, ragazzi, davvero piano con la macchina, fammi un inquadro, guarda che bella gente che c'è a Royal. Guardate che poi è pieno di ragazze anche questo locale. Ciao. Sei beato tra le donne? Sì, certo. Le tue ragazze, no, perché qui hanno una mentalità aperta. No, una è la mia ragazza. Ti presenti le tue amiche? No, questa è Daniela e questa è la mia ragazza Martina. Ragazzo che fa da bodyguard anche, insomma, eh? Sì. Ma la sera solitamente si esce da soli o si rimane, si lascia il ragazzo a casa? No, sempre insieme. Sempre insieme. L'Oktoberfest, amate bere la birra? Sì. Ok. Perché al Royal? Ci piace. We'll be right back.
con Francesco, che è il responsabile di tutto ciò che riguarda il settore birra in particolare, ed è lui che spillerà le migliori birre in campo internazionale. Francesco, ci puoi ricordare in questi giorni, perché ricordiamolo che dal 22 settembre al 7 ottobre nel Royal di Alatri c'è questa grande manifestazione con le migliori birre e con grande animazione. No, parlaci di ciò che succede naturalmente in questa zona del locale. Sì, abbiamo tante qualità di birre alla spina, in particolare abbiamo la Gustiner, la Edelstoff, una birra che viene direttamente dalla Germania. Ci vuoi parlare un po' di questa birra caduta? Cosa vuol dire? In determinate ore della serata apriamo una botte di birra e versiamo senza a caduta, direttamente dalla botte al bicchiere. Quindi dal produttore al consumatore, è il caso di dirlo. Poi ci sono birre rosse, birre d'abbazia, birre trappiste. Trappiste, doppie malto, bionde, rosse, nere. Qual è quella più gettonata? La gettonata è la bionda. Un amante della birra? Sì, diciamo, però stasera ho bevuto uno champagnino. Cosa hai mangiato di buono? Abbiamo mangiato un risotto con che c'era? Champagne e caviale. Ah, una serata un po' particolare. Avete festeggiato qualcosa in particolare oppure con amici? L'amici, se un ritrovo con gli amici. Amicizia. Qua, cos'è per te l'amicizia? È importante. Sincerità, essere sinceri. L'amicizia è una parola sola. Il Royal? Il Royal è Gianluigi. Ecco, facciamo un inquadrato, perché effettivamente se un locale funziona lo si deve oltre ovviamente al... È la gestione, è il perno importante, no? Se il perno funziona, funziona tutto quello che tutti i bracci che sono attorno. Come ti chiami? Marco. Marco, approfitta, nei Voci della Notte, dia la possibilità come uomo della notte, sei un lupo della notte. Saluti a tutti e non prendete il mio esempio. Toda gioia, toda bellezza. Royal Brasserie Pub, la locanda ad Alatri, provincia di Frosinone, all'ingresso praticamente, prima di entrare su al paese. Intanto vi ricordo che c'è la zona osteria dove si possono mangiare naturalmente piatti tipici locali, ma anche cucina nazionale, accompagnato da ottimi vini. Poi c'è la zona pub, stile belga, è quella che stiamo inquadrando con le migliori birre da Bazie e Trappiste, ma in questo periodo, in occasione dell'Oktoberfest, guardate esternamente Gianluigi, il titolare, cosa ha preparato in occasione di questa grande festa. Vai con le immagini. Vai con le immagini. Ricordiamolo che fino al 7 ottobre c'è la possibilità di venire nel Royal e poter gustare le migliori birre a caduta e non solo. Diciamo la migliore birra per quanto riguarda l'Augustiner noi abbiamo, perché sono 5 le birre che sono a Monaco. Noi anche quest'anno abbiamo fatto la kermesse simile a quella tedesca, siamo partiti un po' in ritardo, abbiamo avuto qualche problema tecnico nel montaggio dell'esterno. E niente, siamo partiti questa sera, siamo partiti con un giorno di ritardo, volemmo ricreare un po' l'ambiente di Monaco con la classica spillatura della botte, questa qui la botte a caduta, e un saluto a tutti i clienti e a tutti i Voci della Notte, ciao e buon divertimento a tutti. There's no earthly way of knowing what was in your heart when it stopped going, the whole world shook. The storm was blowing through you, waiting for God to stop this and up to your neck in darkness, everyone around you. Allora ragazzi, un saluto a tutti gli amici della Voce della Notte e continuate a seguire il programma che è veramente fantastico.